Bisognerà attendere ancora 2 settimane, ma la Puglia registra dati da zona bianca. Dal 17 al 23 maggio, infatti, sono stati registrati 41,5 nuovi casi Covid ogni 100.000 residenti. Il limite fissato è di 50 ogni 100.000. La discesa dei nuovi contagi continua, facendo segnare meno 39,1% rispetto ai 7 giorni precedenti. In 8 comuni si registrano 0 casi. Bari si attesta ad un tasso per 100.000 abitanti di 34,6, sensibilmente inferiore al dato complessivo. Sul fronte della campagna vaccinale, nell'ultima settimana, grazie a oltre 82.000 iniezioni di vaccino, è stato sfiorato il tetto delle 750.000 dosi complessive somministrate in tutti i centri vaccinali del territorio. La copertura ha raggiunto almeno con una dose più di 4 cittadini su 10, esattamente il 41% della popolazione e il 45% dei residenti nella città di Bari. Le categorie prioritarie hanno ricevuto un livello di protezione consistente. Il 91% degli ultraottantenni ha già avuto almeno una dose di vaccino, l'80% anche la seconda, al pari del 90% dei 70-79enni e all'84% dei 60-69enni. Tra le classi d'età inferiori, il 52% dei 50-59enni ha già fatto la prima dose di vaccino, così come il 28% degli over 40. Insomma, per il 14 giugno prossimo, se non l'Italia intera, almeno la Puglia potrebbe diventare bianca, un colore che potrebbe portare anche all'eliminazione del coprifuoco.